Inizialmente, quando il capo ha detto c'è stato un furto alla banca centrale, abbiamo pensato a un bancomat. E invece no, si trattava di un furto al caveau della banca centrale. Sono entrati nel caveau e hanno rubato milioni. Furto, caveau, buco, tunnel. È ovvio che non si tratta di un semplice crimine. Ho chiesto, ma ci sono un sacco di soldi? E lui mi ha risposto, è come se andassi sulla spiaggia e prendessi un cucchiaio di sabbia. Quant'altra ne rimarrebbe? All'inizio brancolavamo nel buio. La stampa diceva, per l'amor di Dio, abbiamo bisogno di risposte. I giorni passano, non sapete chi è stato, i soldi sono spariti. E ha detto, guarda, uno dei rapinatori della banca centrale. Tutti sanno chi ha commesso la rapina, solo la polizia non lo sa, ma lui è uno di loro. All'epoca, le figure criminali di San Paolo avevano un ruolo completamente diverso. Il re del crimine non era lo spacciatore, il re del crimine era il rapinatore di banche.